di questo momento dove dobbiamo per forza cambiare l'inerzia, e quando la devi cambiare devi saper stare dentro a più partite. Alcuni momenti sono di sofferenza, però lo spirito di questa squadra è importante, l'abbiamo ritrovato e questo per me era fondamentale per andare oltre a qualche difficoltà oggettiva che in questo momento abbiamo, che c'è, ma abbiamo anche per me la forza e la qualità per poterla superare. Avevamo bisogno di fare un risultato importante, di farlo soprattutto in casa, che ci mancava da tanto tempo. L'abbiamo fatto con volontà, con voglia, e di conseguenza era fondamentale. Siamo riusciti a portare a casa la vittoria, che secondo me anche dal punto di vista mentale ci libererà un po' la squadra. Il gol annullato. Questa partita c'è il potenziale di un Palermo che può giocare a calcio, ci sono i limiti di un Palermo che quando ha paura gioca meno, è lo specchio della stagione questa partita. Dipende dall'ultimo periodo. Dentro si è visto il Palermo dall'inizio della stagione, qualche paura che purtroppo ancora c'è, ma star dentro questo, saper uscire dal fango è fondamentale. E dunque sul 2-2 sicuramente c'è stato un contraccolpo negativo, soprattutto dopo il 2-1, e non dobbiamo farlo. Ma dopo la forza di mandare fuori un giocatore avversario, di crederci fino alla fine, abbiamo fatto il gol, abbiamo provato a fare anche il 4-2, abbiamo sofferto. A un minuto alla fine era la stessa punizione di Parma. E questo è riandare lì sul film dell'horror, e questa volta con un lieto fine che lo volevamo tutti, e la siamo andati a prenderci questa vittoria fondamentale. Come giudica la prestazione di Francesco tra la traversa colpita anche nel primo tempo? Ha avuto altre occasioni? Discorso di Roberto: devono provare, rischiare, sbagliare. Questi sono giocatori che sono qualitativi, devono trovare energia, qualità attraverso le giocate. E io non rimproverò mai un giocatore che prova una giocata importante, e di conseguenza l'ho rivisto anche il Di Francesco nel primo tempo, con una palla incrociata uscita di poco, ha preso la traversa, ha sempre puntato l'avversario, e dunque sono giocatori che avevano bisogno di trovare convinzione. La condizione è ancora da completare, ma sono partite importanti anche per loro, perché attraverso la loro autostima anche il collettivo crescerà sicuramente. Ma penso che questa squadra sia legata, ci lega un rispetto reciproco, qualcosa che sappiamo che dobbiamo superare insieme. Io sono una forza per loro, loro sono una forza per me. Saper stare dentro a un momento della stagione no, complicato, non è facile. Io penso che i gruppi veri si vedono nelle difficoltà, e noi, rimanendo insieme, vogliamo uscire da questo momento di difficoltà. Lo possiamo fare insieme, l'abbiamo fatto insieme. Siamo passati attraverso momenti complicati, partite dove volevamo qualcosa di diverso, non arrivava mai, e dunque oggi l'abbiamo voluto. Io ho detto: dobbiamo mettere dentro qualcosa in più. Ognuno di voi non può delegare qualcosa al compagno, deve metterlo, perché questa è una forza che poi ti trasmettiamo a vicenda. E questa energia questa volta ha fatto spostare l'inerzia dalla nostra parte, e questa è una vittoria per noi importantissima, per quello che vale, che mancava da un po' per la classifica, e questo certifica quanto è complicato questo campionato. Alla luce di tutto quello appunto che lei ha detto, questa per voi è la partita della svolta? Io penso che spesso, no, lo dico, me lo chiedete, è una domanda che i giornalisti spesso fanno. Io penso che ci siano partite significative all'interno della stagione, e questa secondo me è una partita significativa. Poteva esserlo Parma, abbiamo intravisto qualcosa, abbiamo preso per l'ennesima volta un cazzotto in faccia, oggi l'abbiamo portata dove volevamo, con forza, con energia. È sicuramente una partita molto importante nel contesto del nostro campionato. Sensazione che per la prima volta nell'ultimo periodo, nonostante i due gol rimontati, il Palermo è riuscito ad essere lucido e a rimontare e cercare di crederci. Sintomo del fatto che finalmente la lucidità e la serenità forse sta tornando a questa squadra. Sì, dovevamo passare attraverso qualcosa che sicuramente in quel periodo ha un po' inibito la squadra, ma che dobbiamo essere noi a saperla leggere, a saperla portare. C'è stata ordine, c'è stata lucidità, e di conseguenza abbiamo portato la partita dove volevamo, prendendoci il vantaggio dell'espulsione e poi cercando il gol, tra l'altro molto bello, con una grande giocata di Roberto e un gol bellissimo di Jacopo. L'importanza di aver ritrovato Insigne, Eugenio. L'avevamo visto poco all'inizio della stagione, oggi, insomma, due assist, il gol è stato il migliore. Guarda, Roberto già i tre allenamenti che aveva fatto prima di Parma mi aveva fatto vedere qualcosa, ma a livello condizionale mancava qualcosa. Oggi forse l'ho forzato dall'inizio, ma avevo bisogno della sua qualità, di qualcosa che mi potesse fare qualcosa di importante in certe zone del campo. E anche lui, avete visto, dopo il gol è diventato un altro giocatore, e di conseguenza aveva bisogno di provare, di rischiare, di sbagliare. Questi giocatori bisogna accompagnarli, devono avere la forza di sbagliare e essere sostenuti, perché poi alla fine tirano fuori delle qualità importanti, e lui è stato un altro giocatore dopo il gol. Ma di cazzo in faccia ne avete dovuto prendere un altro oggi perché dopo il gol annullato di fatto la squadra si è svegliata. È stato un inizio particolare, loro avevano un'inerzia diversa da noi, la squadra sentiva il peso dell'importanza della partita, però
E oggettivamente, visto che il VAR da quando io sono a Palermo non ci ha mai premiato una volta, finalmente oggi è venuta dalla nostra parte con questo gol annullato, con un'espulsione giusta vista dal VAR, e dunque vuol dire che il vento sta cambiando. Graves è partito titolare praticamente all'improvviso, però si è fatto la sua partita. Sì, è stata una scelta a cui ho pensato dall'inizio della settimana. Volevo capire, avere un palleggio più pulito sotto, avere una qualità diversa, una felicità diversa anche sulle palle native. L'anno scorso aveva fatto molto bene, se vi ricordate, in casa col Frosinone, dal laterale basso con Caso, che era un giocatore molto pericoloso, e dunque l'ho ragionata così e il ragazzo si è fatto trovare pronto, soprattutto su 95 minuti, vuol dire che si è allenato bene, con costanza, con impegno, ha aspettato il suo momento e ha fatto molto bene, sono molto felice per lui.